dai, su. Dai, dai, che dopo ti offro il pranzo, dai. Dai, sto scherzando. Su, grazie, ti ringrazio. Altra sera il DJ set tutti al dino, sei bellissimo. Dai, andiamo avanti, dai, Jack. Mia madre dice che la musica che ascolto è solo la faccia e che ti rovina l'udito. Mamma, dai, mamma di... Boh, non ce l'ho detto. Ma quale? L'indice o il medio o l'anulare? Oh, oh, mamma di, non ascoltare. Non sono tutte così, io sono un po' più seria di lei, lo giuro. E dai, apri un po' il cervellino, che è bello il rock, tanto è bello il rock. Vai, Jake. C'è un mitiche. I miei dicono che sembro un pagliaccio e che la musica che sento porta il male in casa. Che palle, non mi sopporto, mi soffocano. Ma in Libia è differente approach. Scusa, Jack, come mai queste interpretazioni diverse? Ma che, ti sei mangiato un palloncino all'aglio? Che è successo? Jack, un altro sms a 338-31-1877, vai! Ciao, sono Andrea di Torino. I miei non mi capivano, ma ho una bimba di 3 anni adesso. I suoi gruppi preferiti sono Metallica e Pearl Jam. Complimenti per il décolleté. Eccola lì, basta ragazzi, ve lo dico. Godetevela per i prossimi 7 minuti, perché non succederà mai più. Grazie, grazie come... Vai, allora mi metto anch'io così, va bene? Oh, sei carino adesso. Vabbè, basta, non impostiamo tutto sull'estetica, stiamo facendo dai, una puntata. Ma stiamo scherzando, si fa per scherzare, dai. E quindi... Vai. E vive Metallica e Pearl Jam. Vai, Jack. Ciao belle, mia mamma ascolta un sacco di reggae, blues, jazz e musica folk. E un po' di summer rock anni 70, ah. Ma non capisce il mio amore per il punk. Vabbè, però rock anni 70, insomma il punk, dai, può anche esserci una postilla che non le piace. Perché no? Adesso azzarderò una riflessione. Vuole essere una comunicazione quasi seria, oggi ci provo. Se ci pensi, si parla tanto degli adolescenti oggi che sono un po' più ribelli, un po' più aggressivi, perché pare che abbiano bisogno e voglia di esternare una loro, insicurezza e il fatto che non sono capiti da genitori molto bigotti, quindi sì. Io mi aspettavo, siccome i nuovi adolescenti sono quelli che guardano anche il database di lunedì, problemi di questo genere. Sono molto felice che forse i rockettari, a differenza di Itamarri, sono più aperti anche con i loro genitori. Forse questa è la soluzione? Sì, forse questa è la soluzione. Può essere, e penso può anche essere. Che comunque, anche se le due generazioni, cioè quella dei nostri padri, della nostra, hanno sicuramente avuto uno sbalzo tremendo, perché se pensate all'era digitale che è arrivata nei primi anni 90 e poi ha fatto il boom in quegli anni, effettivamente prima tutto quello che c'è ora, poco prima non c'era. Però se poi pensiamo alla musica, in effetti il rock è nato negli anni in cui loro erano giovani, per cui tanti di loro, forse un po' come i nostri stessi genitori, possono arrivare a capirlo proprio per quello, perché è nato nella loro... Loro se lo sono vissuti veramente, forse no, anche più di noi. O no, o no, o no, andiamo avanti. Un altro sms, Jack? Ciao Bimbe, sono Stefano da Livorno. I miei genitori condividono il mio amore per la musica. Non condividono però che mi voglio comprare domani la mia quarta chitarra. Anche perché ho chiesto un prestito per comprarla. Allora. Vabbè, se è una questione forse di soldini possiamo. Sì, ci può stare, si può capire. Dai. Possiamo capirla. Andiamo ad ascoltarci una band che sappiamo tornare qui in Italia quest'estate. Se non sbaglio, loro sono i Prodigy con Voodoo People. Ero io in verità che ansimavo, ero io. Eccoci qua, mangia pure i miei capelli. Buongiorno, siamo tornate, gran lunedì quest'oggi. Io e Katy siamo in formissima. Jack mi ha fatto una richiesta, non capisco perché. Mi ha chiesto di rompere la cazza in diretta. Fallo, che c'ho fallo, un mucchino. Fallo, dai, fallo. Toh, Jack, vieni qua. Aspetta. Va bene? Volevi di più forse? Che poi mi si vedono i peli. Meno. Ah, voleva dimmi, vedi, troppo la tardi. Solita esagerata, Jack. Per essere più in linea con Katy. Ah, ok, tiro fuori il ginocchio. Oggi, amici, stiamo parlando del vostro rapporto con i genitori. E quindi ultimi sms. Dai, Jack. Ciao strafighe, sono Luca da Cuneo. Da soli si vive veramente meglio. Nell'età dell'adolescenza odiavo i genitori, i prof e tutti i rompiballe in generale. Aiutato dai testi di Nirvana e Pearl Jam.
diciamo che era un ribelle, ma tutto passa, tranne il rock. Vi sapete dare novità sui Faith No More? Se faranno un album nuovo, sul loro sito non si capisce un mamazzo. Ecco, ok, io ti dico subito. Allora, anzitutto, sei cresciuto con la scena di Seattle, siamo in due. Assolutamente, anche a me tutto il grunge degli anni 90 mi ha aiutato a crescere da quel punto di vista lì e a scoprire nuovi mondi paralleli, perpendicolari e obliqui. Sì. E invece, riguardo ai Faith No More, ti dico, è vero, non si capisce una mazza sul sito. Io so, però, dalla tournée precedente che avevamo fatto soltanto in Europa, compresa quella italiana che è a Rock in Hydro, che loro avevano proprio preparato quel tour apposta perché per richiesta dei fan di tutto il mondo e soprattutto dell'Europa, perché i Faith No More hanno molto seguito in Europa e ne hanno molto molto meno negli Stati Uniti, non hanno mai avuto questo grossissimo seguito. In America sono sempre stati molto più apprezzati da noi europei, che chiaramente capiamo di più e siamo più intelligenti, e quindi niente, hanno fatto questa cosa apposta, quindi non credo che ci siano dei pezzi nuovi, questo purtroppo un po' lo escludo. No, escludo il nuovo album, o perlomeno roba imminente, escludo sicuramente il fatto che tornino a breve, ahimè, sono il mio gruppo preferito. Vai Jack! Esatto, che stronzi che siamo. Che ti parli tanto, però insomma, vabbè, meglio parlare che non parlare, vai Jack. Io ascolto rock e metal e mio padre musica classica, e quando sale in macchina con me troviamo un punto di incontro in Bob Marley. Saluti dalla Sicilia. Beh, cacchio, mi aspettavo più tipo un punto di incontro negli Apocalyptica. Te la ricordi questa band che aveva riproposto tutto il repertorio dei Metallica in chiave orchestrale? Non te le ricordi? Vabbè, no. Pensate che in Gran Bretagna hanno inserito come punizione per i ragazzi che si comportano male l'ascolto forzato di musica classica dopo le ore a scuola. Pensate che da un lato è negativa come cosa, perché associa musica classica punizione, capito? Non ne sono tanto d'accordo. Vabbè, vai Jack. Poi parlo si io tanto. Che non hanno visto Arancia Meccanica. Bravo, esatto, bravo, esatto. È vero. Vai. Vai Giega. Ciao fighe, il genere di musica che ascolto è il rock, il new metal, il rock and roll e l'alternative. A mio papà piace, però a mia mamma che non piace questo genere di musica. Ciao. Ciao. Beh, l'importante già è avere uno dei due che ti supporta, poi se all'altro non piace sicuramente con l'altro genitore ci vai a, così, a condividere altre cose, altri hobby, altri momenti, tipo che ne so, tagli e cugini, la cucina, quelle piccole cose, no? Io che riceviamo spesso messaggi da voi a casa che ci dite vorrei tanto venire a vedere il concerto di, ma i miei genitori non me lo permettono. Esatto. Succedono anche queste cose, insomma. Niente, così, era una parentesi. Vai Jack! Le sfighe della vita. Che ne pensate di Siria? Tu con i capelli rossi gli assomigli, è una figa comunque. Ciao. Quindi sei figa. Ok, okay, così va a mangiare felice. Siria, penso che, sì, vabbè, quella musica che ha fatto non mi ha mai entusiasmata, no, cioè anzi, proprio no. E soprattutto mi è un pochino ulteriormente crollata per le foto nude che ha fatto, secondo me non era necessario uscire fuori con quel personaggio. E tra l'altro ho scoperto che anche la Maugeri si è spogliata. Ho scoperto questa cosa. Si spogliano un po' tutte. Sì, e tra l'altro diciamola in dire. Noi guarda, più di questo non possiamo offrirvi, proprio, ragazzi. No, no, io qualcosa che sembra, una parvenza di tette, neanche quello comunque. Ma chi è che fa? Jack. Ma Jack, perché fai? Perché è matto, no, Jack, ha dei problemi seri. Ah, è il brano, non è lui. Ok. Jack, vabbè. Vabbè, andiamo, ultimo SMS. Volevo vai dire una cosa, ma grazie. Ma che cazzo ce ne frega, culo. Dopo. La io ascolto dopo tutto, dal jazz di Thelonious Monk a Black di Burzum. I miei odiano tutta la musica che ascolto. Comunque siete belle entrambe, ma preferisco Atteria. Bella lì. Vabbè, sta visto, dei gusti, busta, non disputato me, esatto. Par condicio, noi tra l'altro ci amiamo fortemente. Ragazzi, siamo in chiusura. Cos'è che dobbiamo ricordare? Uno, venite su Alteria Catty, Catty no, Alteria, so, allora, su Facebook tu e MySpace. Venerdì sera la Catty è in un posto fighissimo, quindi dillo dove cavolo sei. Venerdì sera faccio un DJ set al Bloom di Mezzago dopo il concerto del Teatro degli Orrori. Come quindi ragazzi, invidio, veramente venite perché è un gruppo che merita. Comprate il disco, finanziate questa band perché sono veramente favolosi. Una di quelle realtà italiane che merita di andare avanti. DJ set di Catty dopo il Teatro degli Orrori al Bloom di Mezzago, vi raccomando. Io invece venerdì sera non ci sarò perché vi aspetto allo Stomp di Legnano con la mia band. In auspicio presenteremo i nostri brani inediti, ma anche il tributo, un tributo al rock and roll, quindi siateci. Detto questo, Alteria Catty, Catty Alteria, seguiteci perché siamo ovunque. Anche in radio, rockandrollradio.it, tutte le mattine da lunedì al venerdì. Ciao ragazzi e grazie e stay rock. Questi prototipi, questi standard, rock and roll!